Ciao a tutti! In questo video vi volevo far vedere come si effettua la cucitura a punto maglia. Questa cucitura è una cucitura completamente invisibile sia sul davanti che sul retro del lavoro, è abbastanza semplice e in questo caso io ve la farò vedere a maglia rasata, però si può fare anche a maglia legaccio o comunque con punti fantasia. È una cucitura che si fa chiaramente con l'ago e adesso procediamo. Come prima cosa infilo il mio ago con un filato di colore contrastante in modo che così vedete meglio i passaggi della cucitura. Tenete circa la codina lunga 3 volte il lavoro che dovete cucire. Poi, come secondo passaggio, e qua qualcuno verrà un colpo, sfilo i miei ferri. E quindi lavoro a maglie libere. Perché? Perché è più semplice, vedete meglio i punti. Chiaramente, se avete tantissimi punti, fatelo a piccole porzioni, non sfilate tutto il lavoro. E quindi si inizia a cucire. Appiattisco un po', i miei punti così vedo bene come prenderli. I primi 2 punti si uniscono dal basso verso l'alto e dal basso verso l'alto. Aspettate che metto il dito, se no proprio i primi punti si disfano. Poi riprendo il punto sotto, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. E la stessa cosa faccio sopra. Riprendo il punto dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Torno giù, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Vedete? Ne prendo 2 a 2 questa volta. Dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. E vado avanti così. Adesso vediamo un po' se riesco anche ancora da più vicino, quindi dall'alto verso il basso nel primo e poi dal retro, vedete? Nel retro prendo il secondo. La stessa cosa faccio dall'altra parte. Questo lo prendo dal davanti, vedete? E questo lo prendo dal retro. Questo lo prendo dal davanti e questo lo prendo dal retro. Questo lo prendo dal davanti e questo lo prendo dal retro. E vado avanti così finché non ho finito la mia cucitura. Ok, ho finito la mia cucitura. Guardo se sono da sistemare un po' la tensione delle varie maglie che ho creato. E la cucitura è fatta. Per ora è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, è stato il video più difficile che ho mai fatto. Non pensavo fosse così difficile farvi vedere a video, perché quando faccio i corsi, siete lì, vedete direttamente, ve lo faccio vedere bene, ma a video non pensavo fosse così difficile farvi vedere come si fa la cucitura. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Non dimenticate di cliccare, iscriviti per non perdervi i miei video e anche la campanella, così verrete avvisati quando ne pubblico di nuovi. Ciao!